Fin dal 2013 la provincia di Pesaro Urbino è capofila del progetto Il benessere equo e sostenibile delle province, che offre indicatori per le politiche locali coerenti con gli obiettivi di Agenda 2030, come ad esempio l'energia da fonti rinnovabili e la raccolta differenziata, la banda larga e le competenze digitali o la presenza di donne e giovani nelle istituzioni. Un impegno che le è valso il premio Pubblica Amministrazione Sostenibile e Resiliente 2021. La provincia cura la gestione e manutenzione delle scuole superiori, 18 istituti dislocati su 9 comuni per circa 16.000 studenti, e quindi da anni pone particolare attenzione ai lavori di messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, ampliamento e nuova costruzione di edifici scolastici e palestre. Anche le pari opportunità sono una funzione fondamentale della provincia, che esercita sul territorio il controllo sui fenomeni discriminatori in ambito occupazionale, la promozione delle pari opportunità e una costante sensibilizzazione sulle politiche di genere. A tale scopo sono disponibili il Piano Triennale delle Azioni Positive, il Tavolo Permanente, composto da rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura e del lavoro, la Consigliera di Parità, il CUG, Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, e la Consigliera di Fiducia. La provincia ha avviato la riconversione energetica di un patrimonio immobiliare costituito da 40 complessi edilizi, con l'obiettivo di rinnovare la gestione del calore dell'energia elettrica e di ridurre le emissioni di gas serra e l'utilizzo delle fonti fossili. Due importanti interventi di efficientamento energetico permetteranno di avere a Pesaro e a Piobbico due edifici scolastici con consumo energetico quasi pari a zero. Inoltre l'ente, come coordinatore del Patto dei Sindaci, segue lo sviluppo dei piani intercomunali di energia sostenibile e già nel 2015 ha sottoscritto un manifesto per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Attraverso il suo centro servizi territoriale, la provincia offre ai comuni piattaforme informatiche per la gestione di siti web, posta elettronica, stipendi, pensioni, sportello delle attività produttive e stazione unica appaltante. Ha sposato la filosofia del software libero ed ha accelerato il processo di digitalizzazione, attivando lo smart working e potenziando i sistemi digitali per l'identità, i pagamenti e le notifiche. La provincia è impegnata nella tutela delle principali matrici ambientali, tra cui aria, acqua e rifiuti. Cura l'autorizzazione e il controllo delle emissioni in atmosfera e della gestione dei rifiuti e partecipa alle procedure di bonifica dei siti inquinati e alla pianificazione di settore. Promuove la cultura naturalistico-ambientale coordinando la rete dei 10 CEA, centri di educazione ambientale, e gestendo sia il Centro Ricerche Floristiche Marche, dotato di erbario, biblioteca specializzata e orto botanico, che la riserva naturale statale Gola del Furlo, un'area protetta di quasi 4.000 ettari che nel 2016 ha ricevuto la certificazione Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Dopo la riforma del 2014, la provincia ha potenziato il suo ruolo di casa dei comuni per la collaborazione tra istituzioni e territorio, anche attraverso consigli provinciali itineranti. Da giugno 2021 è capofila di una rete di province per i servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati. È inoltre amministrazione pilota del progetto Riforma Attiva per le riforme amministrative. Ma queste sono solo alcune delle azioni per il benessere e la sostenibilità messe in campo dalla provincia di Pesaro Urbino. Vi invitiamo a scoprirle tutte visitando il sito istituzionale www.provincia.pu.it.